Però insomma, questa operazione è avvenuta. La volgarizzazione è divenuto il principio. È successo prima che con Stalin, è successo con Engels, quando scrive dei libri di divulgazione e questi diventano testi di fondo. È successo con Lenin, con Materialismo ed Empirio-Criticismo, scrive un libro di attacco politico e diventa la base dell'epistemologia marxista. Allora, per noi l'abbiamo pagata duramente la volgarizzazione, perché poi è diventato una tradizione culturale ufficiale. E alla fine, quando ti trovi di fronte ai problemi scientifici seri, non regge. Allora, per esempio certo, adesso noi possiamo constatare che il cosiddetto postmodernismo ormai fa acqua da tutte le parti, lo si riconosce, cioè si riconosce, faceva acqua anche prima, però adesso lo si riconosce in maniera abbastanza diffusa. Però è vero che ha distrutto la cultura marxista in alcuni anni, cioè la cultura marxista in alcuni anni non ha avuto nessuna forza per rispondere a queste cose, perché paradossalmente il postmodernismo ha giocato un ruolo importante e positivo. Quindi sarebbe interessante, e forse varrà la pena di farlo, negli ultimi anni 50 mi pare, o a metà degli anni 50, nacque una importante discussione in Italia in cui furono coinvolti Cesare Musatti, uno dei personaggi più eminenti della psicoanalisi italiana, il filosofo marxista Banfi e lo psicologo sovietico Bassin, e l'oggetto del contendere era il rapporto marxismo-psicoanalisi. È molto interessante rileggere oggi quel testo, perché noi vediamo che i marxisti intervengono su posizioni fortemente oggettivistiche. Voglio dire che rileggendolo oggi tu comprendi perché nel 68 e dintorni la ventata soggettivistica ha avuto successo. Perché effettivamente tu avevi di fronte a te una maniera di presentare il marxismo molto naturalistico, molto naturalizzato, cioè dove l'elemento dialettico era saltato in realtà. Allora, ovviamente è un po', in qualche modo si può fare questa analogia, quando esce nel 1899 mi pare l'interpretazione dei sogni di Freud, immediatamente nasce una discussione, un dibattito, ed è interessante che in quel dibattito vengono già dette tutte le cose che il critico a favore della psicoanalisi verranno dette dopo. Noi l'abbiamo vissute come elemento culturale nostro esattamente negli anni 60. Ma queste cose le si ritrovano tutte a livello della letteratura scientifica, appunto all'inizio del Novecento, esattamente tutte. Nella discussione su Marx, in realtà noi ritroviamo i termini della discussione che nacque quando uscì Il Capitale, anche nella discussione attuale. E la discussione su Marx, essendo in realtà, oltre ad altre cose, anche la discussione intorno al concetto di scienza, cioè il problema del rapporto dialettica-scienza, è una discussione che va al nodo di fondo di una crisi culturale enorme che noi ancora conosciamo, anche se più stancamente, in maniera più smembellata, però è sempre questo. Allora, a ripercorrere questo dibattito è utile per vedere meglio certi temi. Per esempio, anche questa potrebbe essere un'interessante ricerca, no? La vicenda della riflessione intorno al rapporto tra Marx e Feuerbach.
E perché paradossalmente questo è un elemento molto importante per capire come si andava costituendo il marxismo come tradizione culturale, consolidata, ufficiale, eccetera. In definitiva, se noi prendiamo o poniamo il carteggio Marx-Engels, la Seldon, tranne un paio di occasioni in cui Marx ed Engels parlano con entusiasmo di Feuerbach, per tutto il resto dei volumi, quando ne parlano, lo pigliano in giro, lo trattano male, ma lo trattano proprio con disprezzo. È interessante che il rapporto con Feuerbach è diventato nella tradizione marxista un punto di riferimento fondamentale per capire il materialismo di Marx. Rispetto al testo di Marx, questa è una, letteralmente una falsificazione. Sì, in più loro se la pigliano con Feuerbach proprio dandogli la colpa di quella interpretazione dell'hegelismo. Esattamente, esattamente. Ora, alla base ci sono, c'è un problema grande come una casa. E cioè, voi ricordate che a un certo momento Lenin scrive quell'opuscolo contro il rinnegato Kautsky, no? Rinnegato? E quel rinnegato probabilmente si spiega con il fatto che Lenin era fortemente vicino alle posizioni di Kautsky e di Plekhanov. E a un certo punto c'è una rottura politica, ma è probabile che se qualcuno ha cambiato posizione non è Kautsky. Un tipo di marxismo della seconda internazionale in realtà è stato una matrice estremamente importante per il marxismo della terza internazionale. E è problematico individuare dove ci sono le rotture. Non dico che non ci sono, ma è problematico. Di nuovo, questo vuol dire che i problemi teorici di fondo non durano 10 anni, 20 anni. Il marxismo della seconda internazionale, che è una cosa peraltro molto complessa perché prevede Kautsky, ma prevede la stessa Luxemburg, perché è nell'ambito di questa cultura, prevede Otto Bauer, ma prevede anche Korsch, prevede Pannekoek. Cioè hai un ventaglio di posizioni molto, molto vasto. Comunque, quello là, il momento della seconda internazionale, è stato un momento di grande impegno teorico per la costruzione del marxismo. Forse è stato addirittura un momento di più alto impegno teorico nella costruzione del marxismo. E problemi che non sono stati risolti, che sono stati risolti in un certo modo invece che in un altro, eccetera, eccetera, noi ce li siamo portati appresso, casomai dicendo, ma noi siamo della terza internazionale, però in realtà bisogna vedere fino a che punto questa rottura poi c'è stata. E in questo senso sarebbe interessante anche il discorso sul partito, mi pare che sia un'occasione effettiva. Sarebbe interessante vedere appunto quanto gli elementi di novità che Lenin rappresenta siano stati in qualche modo riassorbiti da questo sfondo secondo internazionalista. Quello che io voglio dire è in sostanza questo. Ovviamente ben venga finalmente questa presa di coscienza che il postmodernismo non rappresenta nessuna prospettiva credibile. Però attenti, in nessun modo avrebbe senso dire semplicemente torniamo al marxismo. Qui c'è poco da tornare. C'è da tornare se questo significa riprendiamo lo spirito critico. Ma lo spirito critico ha da essere esercitato sulla nostra stessa tradizione. E qui non ci sono altarini, no? Non ci sono non altarini, ma altari da non profanare. No, qui c'è da profanare tutto quanto, c'è da rimettere le mani su tutto quanto per capire meglio. E sembra a me, ovviamente, che qui il punto centrale è proprio il tema dialettico.